aprirà una via dove sembra non ci sia. Come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà in terra vicino a sé. Carissimi amici, vi saluto tutti. Eccoci di nuovo a bordo per un momento insieme, vivendo questa traversata fino alla vittoria, fino a quando questo coronavirus sarà sconfitto per sempre. Oggi il tema che vi propongo è un tema molto attuale. È il tema del male, è il tema della sofferenza, è il tema del dolore. Il coronavirus è un male e va combattuto. E lo combattiamo come? Attraverso la televisione, la radio, tutti i mezzi possibili, vediamo che si può combattere solo in una maniera, con il bene. E ognuno di noi può fare la sua parte, ognuno di noi, per quanto difficile, può fare la sua parte. Il male comporta una battaglia, una lotta, una guerra. Il male è la sofferenza che attacca, che porta via la vita di anziani, di adulti, di bambini, di medici, di infermieri, di padri, di missionari. Muoiono in tanti, è vero. Ma guariscono anche in tanti. Io non so lì in Italia, ma qui in Brasile, per esempio, le statistiche delle guarigioni non si riportano. Solo per fare un esempio e non dilungarmi tanto, ieri ci sono stati in Italia 610 morti, ma ci sono stati 1.979 guariti. Ci sono ognuno di noi. Sicuramente ha già perso una persona cara, magari più di una, forse tante, e ha degli amici ricoverati in ospedale. Cosa possiamo fare? Chiedere a Dio che li possa proteggere, che li possa guarire. Questo momento passerà, la vittoria è già a cammino, la vittoria è già stata tracciata. Viviamo in questi giorni il momento più intenso della Chiesa, per chi è credente, per chi è cattolico, è la Settimana Santa. Oggi per esempio io vi trasmetto qui da Najas, è venerdì santo, è oggi che Gesù dà la sua vita, è oggi che Gesù offre la sua vita. E domani vivremo questo momento, proprio oggi pomeriggio e domani, della sepoltura. Gesù rimane nel sepolcro, ma non per rimanerci. C'è questa attesa della sua risurrezione, ed è questo che ci motiva, ed è questo che ci dà la forza, la speranza di andare avanti. Questo male passerà, e in questi giorni proprio noi aspettiamo la risurrezione di Gesù con tutta la nostra fede. Il Papa ci chiede di vivere questi giorni con due strumenti, con due cose, la Bibbia e il crocifisso. E non so se ne avete uno a casa, non so se potete pensare in questo momento ad un crocifisso, ma io vi concluderei questo momento di oggi con una preghiera davanti a Gesù crocifisso, davanti a Gesù che soffre, davanti a Gesù che combatte il male con il dono della propria vita, dando tutto se stesso, dando il suo corpo e il suo sangue fino all'ultimo respiro. Gesù vince la morte, Gesù si alza dal sepolcro. Questa è la nostra speranza, questa è la nostra vittoria. Dunque, ecco, io ho portato un crocifisso oggi. Facciamo una breve preghiera per chi lo vuole. Signore Gesù, ti presentiamo tutte le persone che in questo momento soffrono, tutte le persone che muoiono, tutti i medici che sono in prima linea, tutti i sacerdoti che stanno accudendo i malati. Abbi pietà, Signore, abbi misericordia. Accogli le nostre preghiere,
accogli le nostre suppliche e abbi misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.